Ciao. Siamo i Granas e bentornati qui con un nuovo video. E oggi siamo con Akinator. Volevo dire comunque io, però sì, siamo con Akinator, visto il successo che ha fatto l'ultima volta cercando Maro, Rocco Siffredi e Giuseppe Giuseppe Sabio Muniz. Ma niente, direi di partire subito. Gioca, quanti anni hai? Uno. Quindi cercheremo i Teletubbies. Ah, così? Sì. Il personaggio viene dall'Italia. Non sappiamo ancora chi cercare. Ah, ci hanno detto cercare zio Michele. Ok. Viene dall'Italia? Sì, anche se non parla italiano. Si è mai sposato? Penso sì. Sì. Con Cosima. Sono già che fare un mondo dello sport? Boh, non penso. La corsa del trattore. L'urattore. Il suo personaggio è mai apparso in televisione? Sì, la voglia. Io l'ho stato io. Il suo personaggio è un cantante? Proprio. No. Ha condotto un programma? Sì. Come uccidere tua nipote in 40 passi? Era questo. Con questo video riceverà una quantità di dislike impressionante. Il suo personaggio ha ucciso esseri umani? Sì. Il suo personaggio è un boss del crimine? No, soltanto un boss relazioni della Graia. Relazioni con la Francia? Non penso che sappia cosa sia la Francia, sinceramente. No, infatti. È pugliese. Sì. La vedrana è pugliese. Ah, beh, sì, giusto. Il suo personaggio esiste davvero, a voglia? Sì. Il suo personaggio è membro di una televisione speciale? Sì. Divisione agricoltori omicidi. Come si dice omicidi? Michele Misteri! Subito, inculato proprio, eccolo qua. Però è carino, cioè secondo me da giovane è stato un bell'uomo. Vedi che occhi che c'ha. Sì, per me comunque non è stato lui. Per me è stato io. No, ma sicuro non è stato lui, è stata la figlia. Gli sta poco a parlare. Quindi non è più come uccidere in 40 passi, ma è come uccidere e difendere tua figlia in 40 passi. Ah, vabbè, poraccio, pace all'anima della famiglia. E ora cerchiamo Sara Scazzi. Omicida al plurale, omicidi. Omicida? No, si dice di omicida al plurale. Omicida? Io proporrei di cercare Lotito, sinceramente. Cioè, Lotito ovunque. Cioè, Lotito ovunque. Ho spostato... Lo cerchiamo, per Claudione Nazionale. Vai, Claudione Lotito. Vai, Claudione. Scusa, c'è realmente esistito? No! Di nazionalità. No! Ha cambiato nazionalità, sì. Perché lui può. Ha spostato. Ha spostato pure gli anni. Scusate, ha più di 35 anni. Sì. Anche se dentro è molto giovane. Molto giovane dentro. Ha mai recitato in un film? Fortunatamente no. Sì, 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 veramente sì. Ha fatto l'allenatore del pallone. Ha fatto una comparsa nell'allenatore del pallone. Che tipo iniziava a parlare tutto latino. Però non so quanto questo possa sapere. Vabbè, proviamo. Sì, che ha iniziato a far vedere cammello, comprare cammello. Tipo, cogito ergo sum. Tutte cose. Troppo fennate a vedere quella scena dell'allenatore del pallone del Salutito. Che è veramente tipo la più bella scena del film. Forse è un attore comico. Anche. No. Ha mai fatto scene di nudo? Spero proprio di no. Spero con tutto il cuore che, anche se le abbia fatte, di non vederle mai proprio nella vita. Fa parte di una serie che va in onda su DJ TV. Non immagini. Ciao, sono Claudio e vengo da DJ Roma. DJ Lotito, io. Se non vieni qui, io ti faccio la corona. Oh, sono molto. Io sono del posto. Se non te levi, io ti sposto come la partita del derby. Il suo personaggio ha condotto Sanremo? No. No, gli piacerebbe. Condurrebbe anche quello. Lavora come procuratore di calcio? No. C'ho un fungo in testa? Canta no stop. Ma che cazzo? No, è no stop è quando lui, che tipo, la Lazio non si sposta. Il suo personaggio è proprietario, sì, di una squadra di calcio? Anche due, tre. Ha a che fare con la Sampdoria? No. No. Oddio, pure Ferrero dovevamo cercare. Fermate. È nato nel Lazio? Sì, sì, in provincia di Roma. Ha a che fare con Napoli? No. Della Juventus? Tifo una squadra di Milano? Claudio Lotito! Oh mio Dio! Trovato, grandissimo. Guarda che uomo, guarda che fiero! Uomo. Io direi di trovare e cercare. La bocca piena? Sì, Valentina Nappi. Il suo personaggio viene dall'Italia? Sì. Il suo personaggio ha un canale YouTube di videogiochi? Dovrebbe essere un'idea, sponderebbe. Comunque no. Cioè, già è sfondata le sue. Dice. Ma è maschio? No. È un cantante? Canta anche. Cioè, sì, ogni tanto urla durante qualche suo video. No. Ha un bel acuto. È stato scoperto grazie a YouTube. In realtà no, non è stato. Anche. Ha origini napoletane? Sì. È il padre di Gohan. Ma che cazzo? Sì, questi sì, ti prego, vedo dove arriva. No, dai, no, aspettano tutto. Padre di Gohan, perché Goku è napoletano. Chi è che non sa che Goku è napoletano? Ha un fratello maggiore, non lo so. Ma noi stiamo scherzando, devo dire tre risposte che non erano vere. Il suo personaggio ha lavorato all'estero? Sì, non ho idea. Di sicuro se li inculano. Beh, sì, gli animali sì, dipende, guarda. Dipende che animali. Serpenti. Dipende, probabilmente. Viene dalla Repubblica Ceca? No. Sfondo sessuale, le due cose. Non lo so, che vuol dire? Vive con la propria mamma? Non lo so. Sì. Oh, olè! L'ho fatta. Io so sexy. Certo, stavolta non aiuta. Cioè, infatti, niente. Chiudiamo il video. Perché cioè, vi lascerò l'immagine qui mentre noi facciamo l'altro. Noi dobbiamo fare una cosa adesso. Chiudiamo il video. Sì, è stato un piacere. Vi ricordiamo che oggi siamo a Napoli da Valentina. Devo fare una cosa.
Ok. No, perché non c'è. Roma ritiro al Lilton, io non è tecnica alle 18. È una cosa che ti abbasserà il libido. Sì, ok. Comunque, niente. Oggi siamo da Valentina Nappi, mi raccomando, sarà anche lei al video game show di Napoli. E venite in tanti. Grazie. Ovviamente abbiamo cercato perché è un'amica nostra. Comunque, niente, lasciate like se vi è piaciuto questo video. E bella. Ciao.